La decisione della nostra direzione è stata un paio di anni fa di recuperare 4 attrezzature che erano, diciamo, abbandonate presso lo stabilimento di San Benigno. Si è deciso di fare una profonda manutenzione cercando di verificare quelli che erano i cinematismi, di fare una verifica di tutte le movimentazioni, di circuiti elettrici e idraulici o dinamici delle attrezzature. Dopodiché abbiamo fatto delle prime prove e abbiamo visto che effettivamente questi paraurti potevano rinascere ed essere rimessi nel commercio. In accordo con Mopar abbiamo deciso di fare una produzione, quindi di mettere a disposizione dell'FCA Heritage questi particolari stampati nel materiale definitivo e quindi originale. Nella fattispecie, nella versione evoluzione materiale Xenoi e nella versione integrale con il Pocan, quindi materiale esattamente a disegno. Le attrezzature vengono utilizzate con il processo normale di stampaggio, quindi partiamo da un granulato plastico e attraverso le vite delle nostre presse di iniezione viene iniettato ad alte temperature all'interno della cavità dello stampo matrice punzone, dopodiché esce come per magia questi paraurti che sono paraurti anteriore e posteriore della versione evoluzione, paraurti anteriore e posteriore della versione integrale. Questi paraurti vengono privati delle materozze, quindi dei testimoni di iniezione, vengono imbustati correttamente, messi all'interno delle scatole di cartone, dopodiché il tutto all'interno delle gabbie di legno. Quindi viene direttamente seguito dai nostri operatori e di conseguenza poi rifornita all'ufficio ricambi di Volvera. Possiamo tranquillamente garantire il prodotto che mettiamo sul commercio.